Un ritorno al passato per uno sviluppo futuro. Può essere letto anche così il ritorno di Maurizio Cristini alla guida del basket Città di Castello. L'ex coach di Umbert, De Gubbio e Ponte San Giovanni, dopo 6 anni di pausa, è di nuovo sulla panchina dei biancorossi con un forte slancio. Ma il ritorno è stata una piacevole sorpresa perché, diciamo, dopo l'abbandono forzato, passano 6 anni, uno pensa che sia stata una bella storia, ma senza seguito. Invece gli amici di Città di Castello e di San Sepolcro, nella persona del presidente Bruno Spillantini, mi hanno contattato e si è instillata di nuovo, quella passione che mi porto dietro da oltre 50 anni. E gli obiettivi sono quelli di sicuramente il primo di rilanciare e allargare la platea dei praticanti. Penso che ci saranno diversi atleti che ritorneranno, questo sarà molto positivo per la prima squadra, che potrà presentarsi nel campionato regionale forse in maniera più competitiva rispetto all'anno precedente. Ma un occhio sarà rivolto soprattutto al settore giovanile, che è stato sempre il fiore all'occhiello del basket di Castello, un settore giovanile che privilegia non la vittoria ma il miglioramento tecnico, fisico e psichico dei nostri atleti, tutto diciamo all'interno di un codice etico sportivo abbastanza collaudato e tradizionale nel tempo. Il numero uno del club Città di Castello Basket 2020 evidenzia invece cosa significa avere in società un allenatore come Cristini. Il ritorno di Cristini è stata una bellissima notizia, diciamo, il raggiungimento di un obiettivo che avevamo, e quello di ricoinvolgere delle persone che hanno fatto la storia del basket a Città di Castello, e Maurizio Cristini è il rappresentante probabilmente numero uno in questo. E ci siamo visti, condividiamo il modo di vedere il basket, e in questo ci siamo trovati in perfetta sintonia, e quindi con molto piacere sono contento di riaccogliere nel basket di Città di Castello una persona di questa, posso dire, anche caratura. Per quanto riguarda invece il parco allenatori, Lorenzo Pennacchini, dopo 2 anni di grande lavoro fra under e senior, svolgerà il lavoro di assistente di Cristini prima squadra, oltre a mantenere la guida dell'under 19. Cristini inoltre ricoprerà anche la funzione di responsabile in toto dell'area tecnica, in modo da rappresentare un forte filo conduttore fra tutti i livelli del basket tifernate, e seguirà da vicino la crescita di giovani giocatori e degli allenatori biancorossi.